Good evening. I'm Amos from Japan, from Ghana Bamboo Bites Initiatives. Happens to be the head of productions. To start with, I would like to start with the background of the Ghana Bamboo Bites, how it started and how far we have gone to. So I would like to talk about the Ghana Bamboo Bites, the background, the concept, where it started from and where we have gotten to so far. So Ghana Bamboo Bites Project is a student-led commitment project of Creighton Global Initiative University, implemented by Bright Generation Community Foundation. That's a Ghanaian-based non-profit committed to economic empowerment of the youth, especially young them. Buonasera a tutti, sono Amos Agyapong e rappresento la Ghana Bamboo Initiatives. Mi occupo in particolare della produzione, sono a capo della produzione. Vorrei iniziare parlando prima di tutto delle initiatives, della Ghana Bamboo Initiatives, da dove siamo partiti e quanto abbiamo fatto, per darvi un po' il punto della situazione, darvi un background e parlare di quali sono i concetti che sono alla base di questa iniziativa. Quindi la la Ghana Bamboo Bikes Project è un progetto creato da studenti all'interno della Clinton Global Initiative University, che è supportata dalla Bright Generation Community Foundation, che è, diciamo, la madre del progetto. Si tratta di una ONG ghanese, si occupa dell'autodeterminazione economica dei giovani, in particolare delle donne e delle ragazze. So the project aims taking abundant bamboo in Ghana, because when it comes to Ghana, we have a lot of bamboos in Ghana as a raw material. So our main aim is to take advantage of the raw materials we have to produce something. So that's. Quindi quando parlo del Ghana, penso a una cosa in particolare, che il Ghana è ricchissimo di bambù ed è una materia prima che è appunto diffusissima. Quindi si è pensato a come poter utilizzare questa materia prima, come poterla sfruttare, ed ecco da dove nasce il progetto. Okay. Then when it comes to bamboo too, in Ghana it is very cheap, suitable for road conditions, and then it is affordable. E la caratteristica di queste bici è prima di tutto di avere un prezzo bassissimo e di essere adatte alle strade del Ghana che non sono in condizioni ottimali, ecco. So far Ghana Bamboo Bites have able to address a lot of problems when it comes to a climate change, a poverty, rural urban migration and high unemployment among the youth. Quindi la Ghana Bamboo Initiatives cerca di affrontare quattro tipi di problemi. Innanzitutto il cambiamento climatico, poi l'immigrazione dalle campagne alla città e la disoccupazione, soprattutto tra i giovani nelle campagne del Ghana. So Ghana Bamboo Bites has able to create a lot of opportunities for the youth to explore, to have something for their life, living in those. Okay. Quindi quello che si prefigge l'associazione è quello di dare delle opportunità ai giovani di lavoro. Our bamboo bikes products are for locally and for international markets. E i prodotti della nostra associazione sono sia destinati al mercato locale che ai mercati esteri. Our business model, what we are into. Ghana Bamboo Bites, we design the frame, we develop, like we manufacture, and then we market. So that's our main business model. Quindi qual è il modello di business della nostra iniziativa? Partiamo dalla progettazione del telaio alla realizzazione vera e propria e poi alla commercializzazione del telaio. Apart from the bamboo bites, we have other related projects, products, like the bamboo charcoal. E abbiamo anche dei progetti diciamo correlati alla produzione delle biciclette per sfruttare la segatura che si produce dal bambù, il chaco. So this kind of project happens to be one of our
contribution to the youth unemployment and the Millennium Goal for Development. Quindi il nostro progetto rientra in una sorta di contributo a quelli che sono gli obiettivi di sviluppo del millennio per quanto riguarda l'occupazione giovanile, i programmi per l'occupazione. Facts about bamboo. When you talk of bamboo, what people think about bamboo? What is bamboo? What are the characteristics of bamboo? Quindi adesso cerchiamo di entrare un po' più nel tema e parliamo del bambù. Che cos'è? Come può essere usato? Quali sono le sue caratteristiche? Bamboo has a great riding characteristics due to bamboo's natural vibration damping. Allora, la bambù ha una caratteristica, quella di assorbire benissimo le vibrazioni. It is eco-friendly, like the bamboo. Eco-friendly, load-bearing, and then natural damping. So when you come to bamboo, that are the characteristics of the bamboo. Sono tre le caratteristiche principali. Innanzitutto quello di essere un materiale ecologico, poi una grandissima capacità di carico e, come ho già detto prima, la capacità di assorbire le vibrazioni che lo rende un materiale ottimo per attraversare, per affrontare le strade. So these are the bamboo species, sample of the bamboo species we have. Lì vedete alcune delle specie di bambù che crescono in Ghana. Species. Yeah, so these are we have cut this one. These are the treated ones. We have been cutting from the farm. These are the matured ones in the farm about to be harvested. So these are the samples of the species we have. In alto a sinistra vedete del materiale già che è stato già trattato, mentre in basso del materiale che è pronto ad essere raccolto. So somebody may ask, what is bamboo bike? Quindi qualcuno potrebbe chiedersi che cos'è una bici fatta di bambù. Bamboo bike is a bike with a frame made of bamboo. Ed è appunto una bici con un telaio fatto di bambù. Features, some of the main features of bamboo design. When you are designing the bamboo, some of the features you have to consider before. Quando si lavora col bambù, o meglio si progetta col bambù, bisogna tenere presente le caratteristiche stesse del bambù. Vibrating damp. Quindi la caratteristica di assorbire le vibrazioni. The crushing and the natural look of the bike. La tolleranza agli urti e l'aspetto estetico stesso della bicicletta, che ha un aspetto molto naturale perché è fatto appunto di un materiale naturale. Then when it comes to the bikes, we have the road bike, we have the mountain, and then the city bike. So these are the three bikes we are into. In particolare ci occupiamo della produzione di tre biciclette: le biciclette da strada, le mountain bike e le biciclette da corsa. Bamboo processes. These are the steps involved when we are building up the frame. It starts from the design. From the design, then we come to manufacture. Then when we are done with the manufacturing, then we market. That's where we sell. So these are the three steps involved. Mm-hmm. But we shall expand it so that we get into. Quindi questi, vedete quali sono i processi nella produzione di una bici e di una bicicletta di bambù. C'è prima di tutto la progettazione, poi la realizzazione e infine la commercializzazione. Under the design. Design is based on international ISO certified standard. There's a standard. Let's say I'm in Ghana, I'm producing a frame. Then I want to sell my frame in Italy. I have to make sure the frames I build meet a standard of Italy. So that's how we do our frames. You have to meet a standard. Quando si parla di progettazione, la prima cosa di cui bisogna tenere presente è il rispetto degli standard di qualità ISO. D'altronde stiamo parlando di produrre delle biciclette in Ghana che potrebbero essere vendute in Italia. Se voglio fare questa cosa, devo rispettare gli standard di produzione italiani, gli standard ISO. Then the processes to design, you have to consider the material durability and then reliability. E poi bisogna considerare il materiale, in particolare quanto durerà nel tempo e la sua affidabilità. And then what you are going to use the bike for, the general
purpose of the bike. E ovviamente quale sarà lo scopo della bicicletta, come voglio usare questa bicicletta. Then when you come to manufacturing stage under a supervision of expert, because when you are building up the frame after you have designed, then drawing the manufacturing, you need an expert. You need somebody to supervise and witness that what you are doing is accurate, is perfect. Nella fase di produzione c'è sempre bisogno di un supervisore che controlli il processo in tutte le sue fasi. Then quality assurance to check safety. E poi è importante anche il controllo di qualità per garantire la sicurezza. So manufacturing workshop. So this is what we have in Ghana. Just something small. It's not a big factory. Something small. So we have some workers, some ladies working over there. Yep. E questo è quello che facciamo in Ghana. Come vedete, non è un'azienda, è un laboratorio dove produciamo le biciclette. Yeah. So they are setting out. They are using the horizontal jig. So that's the sample of the horizontal jig. As you can see, him also. E qui vedete alla base c'hanno un'intelaiatura orizzontale su quella su cui stanno lavorando. Yeah, then we have our dear sister to working. Yeah, so these are some of it. This wrapping. Yeah, they are wrapping. So that's the fiber. E qui stanno avvolgendo le parti della bicicletta con delle fibre. And then you see the ball over here, that's a mixture of the epoxy, that's the resin and hardener. So they dip the fiber into it to get it soaked before they use it for the wrapping. Quindi in basso vedete un secchio è pieno di resina epossidica dove immergono le fibre che poi vanno ad avvolgere. So these are some of our finished products. E questo è il prodotto finito. So this a cargo bike, yeah, because you can even carry your farm goods, your farm products in it. Questa è una definita cargo bike, che è uno strumento si può usare appunto per trasportare qualsiasi oggetto. Then this is the mill frame, that's the finished frame. The frame, when we are done with the frame, this. Questo sample. È il telaio finito, un esempio. Yeah, it can also be what you can even write any brand or you can make any design you like on it. So we have a Ghana flag on it, just to. E si può decorare o progettare come si vuole, non è un problema. Then we have these types. That's a mail bike with rack for carrying goods. You can even put your items at the back. Then you can also put your stuff inside the basket. So this is a mail bike with rack. Questa è una bici da uomo, come vedete, è fornita sia del cestino anteriore che di un portapacchi posteriore. Then we have this type. That's a female type. Female bike, so these are the other types we have. E questa è la versione da donna. Then we have this type too. Questo è un altro modello sempre di bici da uomo. Then we have this. You can see we have some designs over here. Some here. So you can also make those designs on the bike anyhow you want. Come vedete sul diagonale ci sono anche alcuni decori, alcune immagini che si possono applicare. Okay, so let's move on. Social impact. What Ghana Bamboo Bike, what impact Ghana Bamboo Bike have had on it? Adesso vorrei parlare di qual è l'impatto nella società di questa iniziativa. So Ghana Bamboo Bike has improved lives of people in Ghana by delivering sustainable and affordable form of transportation. Quello che ha fatto la Ghana Bamboo Initiatives è quello di aver dato una forma di trasporto, un metodo di trasporto a buon mercato e sostenibile. Environmental impacts. What impacts Ghana Bamboo by have made so far? Okay. So no carbon emission.
waste can be recycled or reused, and then no dependence of what fossil fuel. E l'impatto ambientale è nullo, perché è appunto una bicicletta ecologica, non c'è emissione di anidride carbonica ovviamente, e tutti i residui della lavorazione possono essere riciclati o riusati. Economic impact, job creation, employment for the skilled and unskilled, reduce economic dependencies and source of foreign exchange to government of Ghana. Da un punto di vista economico ci sono anche molti aspetti positivi. Innanzitutto la creazione di posti di lavoro, sia per chi aveva già delle abilità, sia per chi in realtà non sapeva ancora produrre delle biciclette. E questo dà anche una sorta di indipendenza economica e è una fonte per il governo ghanese di commercio estero, perché sono prodotti che si possono esportare. Recognition so far. We have trained a lot of youths in Ghana, and then we have bamboo plantation. Apart from the abandoned bamboo, we have tried to go into plantation too, because maybe in the next 10-20 years those bamboos can get finished. Mm-hmm. So we have to start planting some, so we have also get into bamboo plantation for future example. Abbiamo insegnato a moltissimi giovani a costruire una bicicletta e stiamo anche cercando di progettare delle piantagioni di bambù, perché prevediamo che fra 10-20 anni la richiesta sarà così alta che il bambù naturale esistente non sarà sufficiente. Achievement so far, I was not able to list everything because we have won a lot of awards, but this is just a few of them. Vorrei parlare degli riconoscimenti che abbiamo avuto, però ve ne mostro solo alcuni perché la lista è veramente lunga. Vi mostro quelli più importanti. What's our? Okay. Yeah, like things we are going through, inability to secure a credit to expand our demand locally and internationally, because looking at the size of our factory, there is a lot of demands on us. Sometimes we are not able to meet our demands. We are doing much, but it has a lot of markets. Come to Bamboo. Quindi, quali sono le sfide che la nostra iniziativa ha di fronte? Innanzitutto, l'incapacità di far fronte alla domanda di biciclette, che è alta. Avete visto i laboratori in cui lavoriamo? Opportunities. Right now, we have built a bamboo ambulance. Mm-hmm. Yeah, we have able to come out with a prototype now, mm-hmm. which will be used at the rural areas. Because when you come to Ghana, we have some places which it will be very difficult for a car to go there. So when somebody is pregnant, and then the person is going to deliver, or the person is in labor, it's very difficult for that person to travel from that place to the city to come and give it. Mm-hmm. So as Ghana Bamboo Bikes Initiative, we have able to design a proto ambulance or mm-hmm. a bamboo ambulance which will be used to carry those women to the city in terms of okay. Quindi quali sono le opportunità invece? Stiamo costruendo, progettando un'ambulanza fatta di bambù, è un prototipo e la caratteristica è quella di poterla usare nelle aree rurali. Come dicevo, le strade del Ghana sono dissestate, per cui per esempio se una donna è in travaglio, è incinta, è difficile che un'ambulanza tradizionale riesca ad arrivare fino al villaggio e portare la donna all'ospedale. Invece questo tipo di ambulanza fatta con bambù potrebbe rappresentare un mezzo per arrivare anche nelle zone rurali più difficili. And then we are still in pipeline, we are still working on it. We are trying to come out with electric bamboo bike too. So that's some of the opportunities so far we have created. E un altro progetto che ancora però è un'idea è quella di creare di costruire una bicicletta di bambù elettrica. Where do we go from here?
our main motive right now is to train more youth. Yeah, that's why I'm here. Okay. Quindi, quali sono i nostri obiettivi per il futuro? Quello principale, ed è anche il motivo per cui sono qui, è quello di insegnare ai giovani come si costruisce una bicicletta. Then to build a corporate partnership with other people. E poi di creare un partenariato, una cooperazione con altre persone. And then to expand the factory and then the market size. E poi espandere il laboratorio che abbiamo e anche i mercati. So these are some of our bikes. Qui vedete alcuni dei modelli delle nostre biciclette. Yeah, we have a school. Yeah. This girl was staying far away from the city. Mm-hmm. So one day we were driving to the village and then we met her on the way. Mm-hmm. We interacted with her, then we found out that she always walk 5 miles before she gets to the school. By the time she gets to the school, she's tired. Okay. Questa ragazza, vedete, faceva ogni giorno a piedi più di 10 km per arrivare dalla campagna alla scuola. Ogni volta che arrivava a scuola era stanca. E invece adesso ha una bicicletta di bambù con cui può spostarsi. So, as part of our initiative, we donated a bike to her. E come parte della nostra iniziativa le abbiamo appunto regalato la bicicletta che vedete. So that's our UN General Secretary. That was last year, Wesel at Switzerland. Ban Ki-moon was riding our bank. Qui vedete il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, che insella una delle nostre biciclette. Questo è un evento che è avvenuto l'anno scorso. So these are some of our finished products. Then, yeah. So right now, these are the bikes we are working on. Questi sono i modelli di bicicletta che produciamo e sui quali stiamo lavorando anche. Yeah. So actually we are producing handle bikes for a school children and the rural areas. Later by next month we must finish and then deliver everything to them. So this is the current work we have in hand and I've left them. In particolare queste biciclette fanno parte di un progetto perché saranno donate a degli alunni di alcune scuole e dobbiamo finirle entro il prossimo mese e consegnarle. So we have our cargo bike. Quello è un altro tipo di cargo bike. And then we found a medical officer, a nurse, to sometimes when they are visiting their patients at the rural areas, it's very difficult for them. Sometimes they walk several miles before they get to their patients. So we try to donate one to the nurse, to the medical officer. So the basket here at the front will serve as a first aid box or something like that for the patients. E questa è una bicicletta speciale che abbiamo regalato a un infermiere che si reca nelle aree rurali, come dicevo prima sono molto difficili da raggiungere. Il cestino che vedete davanti è stato organizzato come cassetta di pronto soccorso. So this is a female type. Questo è un modello da donna. Female type, then we have this one. So thank you so much. So this is the first part. Grazie, questa è la prima parte della mia presentazione. So the second part is going to be sure that we should continue. I'm okay, we can just move on. I need a marker, I want to use this one. Okay. Posso sapere il costo a quanto vendono? Aspetta, se il microfono. Oh, okay. I'm sorry.
Actually, I didn't open the floor for a question, but the cost of the bike. For the complete bike, right now is $350, excluding shipments. Excluding shipments, yeah. $350 USD. $350 escluso ovviamente le spese di trasporto. The complete bike. No. The frame is 250. The frame is 250 USD. $250, okay. Yeah. So, $250 per il telaio. Any question? They have costing. Costings. If they have any costings. Yeah. Any questions? Any question? So I can continue. There's no question. I should continue, right? Okay. So let's move to the second part of the whole. Okay. Okay, so right now we are going to dig into something practical. That's the process or the steps involved when we are building the frame. Ripassiamo adesso alla parte pratica, cioè parliamo del processo di produzione e delle varie fasi all'interno del processo. We have harvesting. Installation. Before you start with the frame, you have to go and harvest the bamboo. That's what we call the harvesting. Then you do your selection out of the bamboo you have. Quindi la prima harvested. Fase è la raccolta del bambù e la selezione del bambù. Then come to treatment. Poi c'è il trattamento del materiale. Drying. Poi c'è la fase di seccatura. Then setting out the bamboo. Setting out is like setting out the bamboo in the jig. E poi c'è appunto si inizia a lavorare sul telaio, quindi la fase di messa in opera del telaio sull'intelaiatura. Scusate, dei rami di bambù per fare il telaio. Then you call tacking. It's whereby when you are done with the setup, you mix the epoxy with sawdust so that you fill the velus joints when it gets dry before we use the fiber to do the wrapping. So that's what we call the tacking. Mm-hmm. Yeah. Nella quinta fase si passa poi al mescolamento della resina epossidica con la soda, e prima di andare poi a intingere le fibre e ad avvolgerle. Then we have wrapping. Che è appunto la fase whereby successiva. Whereby we use the fiber with the epoxy to wrap the various joints. Quindi si va sulle giunture ad avvolgere queste fibre imbevute di resina. Then we have filing, smoothing, and then spraying. All boils down to finishing.
we can group them as finishing, but e poi c'è la fase di finitura, che comprende la prima fase di limatura, poi quella di levigatura e infine quella di tintura. Then we have assembling. Poi segue l'assemblaggio. Assembling, like when we are done with a frame, then we go to assembling, where we put the various parts to get the complete bike. Quindi si va ad assemblare la bicicletta vera e propria con tutte le parti. So in our studies we shall go through all these processes to get our complete bike. So this is what we are going to learn within this period. E in questi giorni è quello che andremo a fare, tutte queste fasi. For the harvesting and then the selection and then also the treatment, I would like to discuss this one with you because we don't have fresh bamboos here at the moment. I don't know if there is any nearby farm we can go and then experience it farm, but if there is no farm whereby we can go and experience how we harvest, we do our selections and treat, then we shall do the theoretical aspects of it. Quindi in particolare queste due fasi che non affronteremo qui, però vorrei descriverle perché comunque sono importanti. Non so se qui nei dintorni c'è delle piantagioni di bambù o comunque del bambù che cresce naturale, sarebbe interessante vedere la fase di raccolta e di trattamento. When it comes to harvesting of bamboo, mostly bamboo which have last span of 3 to 5 years is matured or is okay for the frame. Quindi la, diciamo, il bambù ideale per il telaio è quello che ha 3-5 anni di età massimo. Then when it comes to selection too, I'm mixing the harvest and then selection, I'm joining the two, I'm blending the two. Mostly we depend much on the sizes. It's not every size we can use it for the frame. We have different diameters, different lengths for the bikes. Sto un po' parlando di queste due parti insieme, però per quanto riguarda la selezione bisogna tenere presente che non tutti i diametri di bambù sono ideali, come pure la lunghezza. Ok. Then when I come to the treatment too, there's a chemical which we use to preserve the wood. I don't know, in Ghana we use dustban with, we call it dustban, dustban plus water or dustban plus petrol. Dustban plus diesel. Dustban plus kerosene. So this is the chemical we use. Other dustban with water, dustban with petrol, dustban with diesel or dustban with Nella fase di trattamento usiamo un prodotto che in Ghana si chiama dustban, non so quale sia l'equivalente qui in Italia, che poi viene miscelato o con acqua, benzina diesel oppure cherosene. It's the same chemical they use to prevent insects attacking the wood and all stuff. So in Italy here at least we can get something of this answers. Comunque si tratta di un prodotto che viene usato comunemente per trattare il legno contro le tarme di insetti. Ok. Portate il nome, scusi, del prodotto. Dustban. Dustban. Quello è il nome commerciale in Ghana. That's the local name we use over there. I hope I can continue. Dustban, D-U-R-S-B. Sì, se non si vede D-U-R-S-B o U-N. Okay. It's okay now. Okay. Ma perché ci sono queste varie combinazioni? Per avere effetti diversi oppure ci sono dei preparati? Aspetta, puoi ripetere la domanda? Why do you mix dustban with water or petrol diesel? Is there a purpose or? It's like we have a chemical called DDT. I don't know whether you know of that chemical. DDT.
You see, conoscete il DDT, ovviamente. There are some poisonous chemicals. You can even take them, or you can use it raw. It will not work. But as soon as it gets contact with different liquid, like water and petrol, then it starts working. So the dustbin alone cannot function. The dustbin, a kind of DDT. Yeah, it's like a DDT, like example. So if you are to use the dustbin alone, it won't work. But as soon as you mix it with water. Yeah, the question was why water or petrol? Is there a difference between water and petrol? No, it's like in some places, water is available for them. Petrol is available. Diesel is available, and then kerosene. So depending on what you have. Okay. Dipende dal prodotto che hanno disponibile. In realtà in alcune aree hanno disponibilità di acqua, per cui miscelano il DDT con l'acqua, in altre con benzina, in altre con... C'hanno più diesel che acqua. Questa è la base del parassitario. E il DDT che da solo, puro, non fa nulla, però se miscolato con uno di questi solventi funziona. In conclusione bisogna usare un antiparassitario per sé. Then mostly after harvesting, within 2 to 3 days, you have to treat the bamboo. Okay. E bisogna fare il trattamento massimo entro 2 o 3 giorni dalla raccolta. Okay. Then after it, mostly what we do is it's something like this, like a container. You have your liquid in it, then you arrange the bamboos. See, okay. So then you cover it with what, a sheet. Quindi questo è come avviene il trattamento: si impilano i rami di bambù in un contenitore, si riempiono di solvente e si lasciano e si chiudono con un telo, si coprono con un telo. Ok, so last 48 hours would you like 2 days. Per 48 ore. Ma il telo deve essere di un materiale particolare o basta? Ok. Any kind of sheet is specific per questo sheet. Ok, quali tire? Just to keep stones. Ok. To keep the perché per me è l'unico che permette di non evaporare, di non far evaporare poi il solvente. So that's how. So when you are done with that treatment, after the 2 days, then you remove it from the solution. Then you find a polythene sheet. Polythene. Then you pack those bamboo things and you tie it to cover it for another day. Just to keep the chemical. Una volta sono passate le 48 ore, si prende il bambù e si mette in un altro sacco di polietilene e si lascia chiuso per un altro giorno. Per far continuare l'azione del prodotto, della soluzione. Then after all, then we come to drying. We have natural and then artificial. The natural one is whereby you leave it in an open place for the sun to or for the air to just dry it. Then when you come to artificial, can be oven or any type of thing, just to get rid of the moisture content. So that are the 2 ways of drying the bamboo. L'essiccazione può venire o in via naturale, quindi all'aperto, oppure anche in un forno. Ma allora come la fanno? How do you do it? The natural drying, natural or? The natural one, you put it in open space. For the sun to just be on for some time. So at least 2 to 3 weeks will be okay. Or depending on the weather condition. She wants to know if you do the natural one or the artificial one. But mostly if you have abundant sun, better you go with the natural one. But in some places because of the snow and those that you will not get sand
to try it. Maybe you have a lot of others, or you have a lot of others to meet. You need the bamboo. How long are you going to wait for the bamboo to get dry before you start using them to produce the fruits? So it's better you go with the artificial one so that you can speed up the work. Dipende dalle condizioni climatiche e da quanto lavoro c'è. Se bisogna fare un ordine in poco tempo, conviene l'artificiale, altrimenti 2-3 settimane è il tempo per l'essiccazione naturale. Torino. Ci sono questioni, delle domande finora? No, no, lascia stare, faccio una. No, perché non ti sento no, ancora lo stile. No, non ti sento ancora. Faccio io. Vabbè, dillo lo stesso allora, dai. Non ti sento ancora. No, 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 volevo sapere, la soluzione dove fare per fare il trattamento, quanto deve essere concentrato di questo antiparassitario? The question is, what is the percentage of urban within the solution? What's the ratio? The husband always. It's 1 liter. And the size of it. Plus. Think of a barrel. A barrel? Yeah. Okay. Barrel size. Size of a barrel. Okay. L'urban deve essere sempre di 1 litro. Lui però prende l'unità di misura per il solvente, il barile, quindi la quantità di liquido contenuto nel barile. So, minute plus water. Mm-hmm. One bar. Doesn't apply to this one. I'm coming to this one. Un barile di acqua per 1 litro di Durban, ma solo per l'acqua. Adesso spiegherà anche poi le proporzioni per gli altri. Ok. Then, when it comes to the petrol, the diesel, and then the kerosene, it also contains some chemicals in it already. Mm-hmm. But water doesn't contain anything. So it's going to reduce the quantity of the water here. So if we are using a barrel here, at least a half of this for the others. For the others, okay. Would do. So meaning you are not going to use 1 liter. Mm-hmm. Here. Okay. To be half of this should be equal to for 1 barrel. Yeah, for the 1 barrel. But let me reduce it so that for the barrel, meaning you are going to treat a lot of bamboos. La proporzione per le altre sostanze chimiche è di 0,5 litro di Durban per 1 barile, però stiamo parlando di quantità enormi, se si usa 1 barile di solvente, perché bisogna trattare tantissimo materiale. 1 barile di benzina? Sì, 0,5 litro di Durban per un barile di benzina o diesel o cherosene, perché sono comunque già sostanze chimiche, quindi sono più concentrate ovviamente rispetto all'acqua, ne serve meno Durban. Should I continue? Mm-hmm. Okay. So that's yeah. Any question? Oh, I should continue. Any question? C'è una domanda? No question. Volevo sapere come funziona per l'essiccazione invece artificiale, temperature, se ci vuole un ambiente particolarmente controllato, come controllano l'umidità, queste cose qua. Yeah, it's a question about the artificial drying, the specification about temperature and humidity level. Do you need specific parameters? Yeah. Artificial bamboo, when you apply more, it's going to dry the natural one. So sometimes it also depends
the duration or how long you want the bamboo to get dry. But the temperature. At least 37 degrees to 60 will be okay. The normal. You see, so that you can, sometimes you can go a bit high, but it shouldn't keep so long. So that you can get a uniform dry. That's how it should be. Questo è il range normale da 37 gradi a 60 gradi per avere un prodotto essiccato, però dipende anche dal tipo di uso che si vuole fare del bambù, se lo si vuole più secco o meno. Bisogna sempre però tenere presente che a temperature troppo elevate il bambù si fessura e si rompe. Ok, any question? Any question again then? Ok. So we now move to setting out. We are moving to the jig. E adesso passiamo alla parte pratica, la messa in opera. Setting out of the bamboo. But before we come to the setting out, I would like to come back here again. Però vorrei ritornare ancora un attimo sul processo di selezione del materiale. When we come to the bikes, we have the mountain, we have the city, and then the road. So when you are doing a selection for the free bikes, the sizes differ. Because mountain is having something like, I don't know, a type of macho type. Mm-hmm. When you come to the road, it's very slim. Then the city also follow the mountains and then it's, yeah. Ovviamente bisogna stare attenti nel processo di selezione a che tipo di prodotto si vuole realizzare. Se si vuole creare una bicicletta da montagna, serviranno degli spessori notevoli. Per una bicicletta da città degli spessori minori e una via di mezzo per quelli da uno spessore grande per una bicicletta, per una mountain bike, per una da fuoristrada medio e uno piccolo per una bicicletta da città. Okay, so let's move to the frame itself. Adesso parliamo del telaio. This is a bit engineering or technical. So we'll be using these things on the jig, so they should keep these things in mind. Quindi ricordate tutti questi elementi tecnici che poi andremo ad applicarli nella costruzione del telaio. I don't know if I can get the frame, the metal frame. Può avere il telaio di metallo su cui lavorava prima? When it comes to the selection of the materials, the bamboos for the frame, we call this one the chainstay. Okay. So we have the chain stays. This is what we call chain stays. Questi sono in inglese chain stays, in italiano anche i carri posteriori. Yeah, we have the sit stay. Mm-hmm. Poi ci sono appunto gli altri carri posteriori che sostengono la sella. Then we have the sit tube. Mm-hmm. E poi c'è il tubo piantone. Down tube, top tube,
Poi c'è il il tubo orizzontale, grazie. Then we have the il tubo obliquo. No, the bottom tube. Then we have the metatarsia, the head tube, the sits stay inside. Okay. Poi il tubo dello sterzo, il tubo per la sella. We have the bottom bracket and then we have the dropout. Il movimento centrale e il dropout per la ruota. Then when you come to the selection of the chain stay, this one, the diameter, the diameter of it. Should be 18 millimeters to 22 millimeters. Then the wall thickness should be 4 to 8. Quindi, per quanto riguarda il bambù da usare per i carri posteriori, il diametro può variare dai 18 ai 22 mm con uno spessore della parete del bambù di 4-8 mm. Come Michael, I don't know if you can open the box. I want to show them something. Ah, okay. The pass and then the bamboo. Okay. What do you need now? Oh, you finish with this one then. Okay. Let's put it down. So this is a sample of the chain stay I'm talking about. Questo è il carro posteriore della catena di cui parlavo. The chain stay has a small size, so the diameter should be from 18 to 22 millimeters. Then you check the wall thickness of it. You use your caliper to check the wall thickness. That one too is very, very important. So that's how we do installation for the chain stay. E quindi poi è importante appunto controllare con un calibro il diametro della parete interna, deve essere dai 4 agli 8 mm, e il diametro sempre tra i 18 e i 22. Then the sit stay also follows the chain stay. It's a bit bigger than this one. Can be of the same thing. Mm-hmm. It ranges from 22, sometimes 20 to 25 mm-hmm. millimeters. It's having the same wall thickness, which is 4 millimeters to 8 millimeters. Okay. Per quanto riguarda gli altri carri posteriori, bisogna sceglierli un po' più grandi, con un diametro che va dai 20 ai 25. The wall thickness more than 4? That's the wall 4 to 8 millimeters. Ah, la spessore della parete invece può essere sempre dai 4 agli 8. Then we have this type of. It can be used for the down tube, sit tube, or bottom tube. But mostly, the down tube here should be bigger than the other sizes. Not all that big, but at least there must be a difference. Mm-hmm. So here should be bigger than there. And
Quindi questo pezzo di bambù può essere utile sia per fare l'obliquo che il piantone. Comunque, se si vuole scegliere, quando si sceglie il pezzo di bambù, bisogna tenere presente che l'obliquo deve essere sempre un po' più spesso, un po' più grande di quello del piantone. So for the top, down, and then the sit stay, the side should range from 35 to 45 millimeters, depending on the type of bike you are building. Quindi per quanto riguarda il piantone, l'obliquo e il tubo centrale, bisogna considerare un diametro dai 34 ai 45 mm a seconda della bici che si vuole costruire. And what about the wall thickness of this one? Yeah, the wall thickness is of this one of the 6 to 8. Dai 6 a 8. So we have what we call the dropout. So il dropout, il portamozzo. So this is a sample of it. It's mostly placed here. So this is how it looks like. So this is a dropout. Okay. Yeah. So where the ties will be, the floor, is where we place them. So it will be placed inside the bamboo. Drawing the practical aspect, we are going to demonstrate from there. Yes. Nella parte pratica andiamo a vedere come puoi fissare il dropout alla struttura di bambù. Then we have the bottom brackets inserts. Poi abbiamo l'inserto per il movimento centrale. Then the sit stay inserts. Now one to il canotto per il reggisella. Then we have the head tube. This is a sample of it. E il canotto per lo sterzo. Then the brake inserts, where the brake will be. Yes. E il ponte per il freno. So when it comes to the head tube,
the length that's from here to here, it ranges from 120 millimeters to 170 depending on the size you want. La lunghezza dello sterzo può variare dai 120 mm ai 170. Then the diameter. I don't know of Italy for now, but the last time I checked it was 31.75 millimeters. Some are 29.95, some are 44 millimeters. China and then one of the countries to use 44. So Italy will fall within 31 and then 29. But we use 31. That's the diameter of the head too. Il diametro dello sterzo può variare dai 31,75 che è lo standard per l'Italia fino ai 45,44 che è lo standard che usano in Cina. Then the bottom brackets. Bottom bracket inserts length 68 millimeters, which is 6.8 centimeters. 68 millimeters, which is okay. 6.8 centimeters. Then we have the diameter. That's external. That's 40 mm. Then the thread. There's some thread inside of this thing. When talk of imperial, we have the metric and then the imperial. The imperial one, that's 24.5 by 24 feet. Then when you come to the metric, it's 35 millimeters by 24 PTI. So that's the thread size of the bottom brackets. It's a bit technical, but as we go on, at least. Per quanto riguarda il movimento centrale, la lunghezza è di 68 mm, il diametro esterno di 40 mm. Per quanto riguarda il la filettatura, grazie, cioè sia lo standard non metrico che è 9,5 x 24, oppure quello metrico secondo il sistema metrico di 35 mm per 24. Then the set tube inserts, the length is 120 millimeters and then the diameter. That's 26.5 plus or minus 0.5. Per quanto riguarda il tubo di reggisella, la lunghezza è di 120 mm. Sometimes you can do away with this. E il diametro può essere dai 26.5, quindi con un margine di 0,5 mm. But mostly the seat tube insert also depend on the seat pole, because some are 24.6, some are 25, some are 26, we have some 27, then we have 28 size. Sorry, depends from what? Depend on the size of the seat pole. I don't know. The seat pole, what they put inside this one. The seat pole, I don't know whether they know of the seat pole. Ok, però ovviamente dipende dal tubo sella, dalla grandezza, per cui può variare secondo quelle misure che vedete, dai 24,6 fino ai 28. Then the brake set, the internal diameter. Cannotto sella. The internal diameter is 6 mm. The brake inset, the internal diameter is 6 mm. Brake inset. Diameter. Interna 6 mm.
L'inserto dei freni invece ha un diametro interno di 6 mm. Any questions? Ci sono delle domande? Yeah. Quel tipo di inserto per i freni, per che tipo di freni come va montato, dove va, non sono riuscito a capire il tipo di freni. It's a question about the brake insert. Yeah. What kind of brake insert is it? Is it a specific one and how it should be mounted? You see, we have different types of brakes. Mm-hmm. You see, when you get to the bike, they have the lever one. Then they have something porter. But mostly, looking at the tread, the most one is 6 millimeters. All those I have seen, the Holland bikes and German, all the bikes, it goes with the 6 millimeters one. So that this is the standard one. It's cast across for now, but I don't know of any size for now. È una misura indicativa quella generale di 6 mm perché dipende molto dalla filettatura. Diciamo, questa è quella definita più standard per l'inserto dei freni. No, non ho capito. Che tipo di freni vengono, cioè la tecnologia del freno, cantilever, country, non lo so. He would like to know what kind of brakes do you mount on the bike? All kinds of brakes. All kinds of brakes. Tutti i tipi. All kinds of brakes. It can be the how do you call it? The paddle one. Do you know of the Are you okay now? Okay. Any more questions? It's okay. No more questions. Okay. I don't know whether the mic. Is the tools ready? The tools. I'm asking of the tools. The tools. What tools do you need? The tools for the practicals and then the equipment. You need? Not now, but I wanted to know just to take them through. Maybe not today. Not today? Yeah, or tomorrow before we start the whole thing. Then. And you want to see it now? Yeah, after the listen, then we just go. Then tomorrow I will take them through and then we see how best we go about it. See yeah, not no. That's I don't know whether. Okay, let me finish with this one because I have this 10 minutes. But I wanted to take them through. This fiber, this is what we'll be using for the wrapping, the joints. Questa è la fibra che useremo per la fase di avvolgimento. This place. This is what we'll be using for.
E quello è il risultato finale. Useremo questa per ottenere the quelle genes. Parti. So that's what we'll be using for with the epoxy. Che ovviamente quelle sono state intinte nella, nella resina. Oh. These are the two types of fibers we use. This one is made from this one. This is the raw type, and then this one they have wave it, but the color is different. This a bit dark brown or something like that. Then we have the white. Let me see if I can get the whitish one. You see, there is a bit difference. Looking at this one, it's like a bit white. Then this one is dark brown. Okay. Quindi quella che vedete è la fibra grezza. Questa qua invece è una fibra lavorata che poi nella finitura dà un colore più scuro, sul marrone scuro. Okay. So if there's no question, then we can move to the foundry. Se non ci sono altre domande, possiamo passare nell'altra sala e continuare. Any question? There's no question for now. No, io volevo sapere sulla certificazione. Siccome prima abbiamo parlato di certificazioni sui carichi delle bici prodotte, e mi è parso di capire prima da una delle slide che loro hanno la certificazione ISO per le. Cioè, quindi. Volevo capire cioè, come avviene questa cosa, cioè, se ci sono degli organismi internazionali che certificano, che vanno lì in Ghana e certificano le loro bici, oppure le loro bici vengono mandate in Italia e ci sono delle imprese italiane che fanno la certificazione per poter poi vendere i prodotti sul mercato italiano. So it's a question about certification. You said that you have the ISO certificate, right? So the question is, how did you get it? Do you get it in Ghana? Are there any international organizations which come to the country and certify the product, or do you send the product in Italy where it is certified? Mostly Ghana, we have one. And then what happens to the other countries? We have agents over there. Let's say, for instance, you are our agent in Italy. You want to sell our product in Italy. So what we can do and then collaborate with you is we send you a sample of the frame. Then you send it to Italy standard board, or I don't know how you call it over here, for them to certify whether that product is good to sell in Italy. So as soon as they certify or they confirm that the bamboo bike product you bought from Ghana is okay, then we have legal right to sell our product here. So that's how we do to obtain our certified. So we just had one from Australia, and then the other countries too. So that's how we do it. Then if we don't have any agent to wherever we want to sell our product in Italy, we just get in touch with them. We survey and see if the market is huge that we can sell in that country. We just go to their standard board. We interact with them, we bring samples of our frames to them for them to certify. If they approve that, oh, it is okay, your product is okay, you can sell it in the country, then we go ahead and then start doing it. So we have certifications for so many kinds. That's international one. Lo fanno direttamente in loco presso la sede. Per gli altri paesi di solito lavorano con un agente, quindi mandano un campione all'agente, questo poi lo manda all'ufficio locale di certificazione e il prodotto poi viene esaminato lì, e se ottengono la certificazione loro hanno il diritto legale a vendere questo prodotto che è certificato.
Se per quanto riguarda per esempio altri paesi in cui non hanno un agente, loro la prima cosa che fanno è cercarne uno, altrimenti inviano direttamente il campione all'ufficio locale e, nell'attesa di ottenere poi il certificato. Però questo è il meccanismo con cui avviene il processo di certificazione, tramite agente. Allora, praticamente si è parlato di una bici ecologica, però durante il processo ci sono delle soluzioni, c'è una soluzione, c'è il DDT con altri agenti chimici che comunque sono inquinanti. Volevo capire bene come si smaltisse, cioè perché comunque entra in contrasto con l'idea di bicicletta ecologica. Maintain an eco-friendly bike and at the same time using these chemicals. Okay. Okay. Like, let me put it this way. Why from the treatment through the drying, before it gets dry, after the chew is here, sorry. Is it like after we have dried the bamboo, it's get rid of all the chemicals. The chemicals will just drain off. Everything is gone. So it's not toxic, it's not poisonous again. There is no, because you can even witness this one. We have treated this one. But if you see it run as if we haven't soaked this one into any chemical. So that's how we do it. You can even smell it, you know, even here enough chemical. Yeah. Durante il processo di essiccazione il solvente evapora, per cui quello non è un prodotto tossico, si può anche insomma sentire, odorare, non puzza di solvente, perché durante l'essiccazione il prodotto sparisce. Sì, ma non era quella la domanda. The question was about how do you treat the waste? The waste. The waste. Initially, my first presentation, I said we have other related products like the bamboo charcoal. So that's what we use the waste for. So the waste is the charcoal. The charcoal. Quindi la risposta è questa, il chaco. Quando stava parlando della sua presentazione, uno dei prodotti finali della lavorazione è questo chaco, è praticamente la segatura del bambù impregnata di questi solventi che usano nelle zone rurali, mi spiegava prima, come legna da ardere, come combustibile. Eh sì, ma questo è il prodotto in sé, non quello... No. Riempi il liquido in modo tale, in un barile tu metti tanto materiale da poter farlo assorbire ed evaporare tutto, oppure comunque rimarrà una piccola quantità di solvente insieme a DDT e acqua, DDT e petrolio e cherosina. Cioè, sì, quello che... Like, no, let me explain this way. Watch here, mostly, let me see if I have some videos. As you can see here, this is the farm.
It's not yet what harvested. The bamboo is not yet harvested. So as soon as we cut this bamboo down, that's why I said harvesting and selection. Harvesting what? And selection. So as soon as we cut the bamboo down, then we select what we want from the bamboo. So this is what we are going to treat, not the whole bamboo. And then the waste, that one is untreated. Untreated. So as soon as we cut the bamboo down, then we select these types from it. Then we go and treat this one. Then the leftover ones or the waste, then we use that one for the charcoal. So that one, we haven't treated that, those ones. What about the solution itself that you use? The question was, what do you throw it away? The solution, yeah, we throw it away. We have a pit whereby we don't just throw it away. Hanno una cisterna di raccolta per la soluzione. Ok. Any question then? Ci sono ancora domande? Then let's watch this video just for some seconds. We have something called testing machine. Testing machine. This is what we use to testify the strength of the machine. Yes. So if no, after we have built the frame. Yeah. So quindi adesso vediamo un video dove viene vista si vede una macchina che è usata per testare il telaio una volta che è stato completato. This is the test stress, everything, just to testify. Mi viene fatto tutto una sorta di stress test per vedere come reagisce il telaio. It's like you are riding the bike. And it's the same as riding. Do you test every single frame? Every single one? Not every single one. But we have some samples. Let's say 2 or 3 out of 10, then we pick it. Fanno controlli a campione, tipo 3 su 10. But for instance, like we have been in bamboo by for so many years for now. So when you come to the experience and then those are, but for instance, you're about to start for now. So at least every single frame you need to test until get to a certain level, then you say, so fine, right now we are okay, we have achieved a certain, so that one at least out of 5 you can test like 3 or 4 or something like that. Però noi ci affidiamo anche all'esperienza, perché dal 2006 che facciamo questo lavoro, per cui riusciamo a riconoscere anche un telaio. Ovviamente quando inizierete voi dovrete testare ogni singolo telaio, però poi si può arrivare anche a testarne per esempio 3 su 5, però quella è una cosa che viene con l'esperienza. Il movimento della macchina per il test, come, non riuscivo a capire bene come era, longitudinale o era trasversale? It's like you are riding a bike. The vertical. Verticale, longitudinale. It's like you are on the bike riding. That's how the machine is operating. You are riding. So when you are on the bike riding, what is going to happen to the frame? The machine is doing the same thing. That kind of pressure, that kind of vibration, everything. Machine is doing, it's like operating like a human being riding the bike. That's how the machine is working. Simula la pedalata umana, per cui pressione, sollecitazioni, vibrazioni. And it goes, yeah. Volevo sapere quanto tempo deve passare prima.
volevo sapere il tempo che doveva passare da, dalla rifinitura delle giunture all'assemblaggio del telaio, cioè dei componenti sul telaio. How long does it take to assemble the other components once that the finishing part is over? How long does it take to assemble? Yeah. It depends on the person. Dipende dalla bicicletta. It doesn't take long because. Cioè quando asciuga la resina. At least 8 hours. Si applica sulla corda. Allora non ho capito la domanda. Da quando c'è il processo di asciugatura? Sì. Quanto bisogna aspettare resina. Prima che. Sì. Because if. The question was this. How long do you have to wait for the epoxy to dry out for the only components before you can assemble? So once you've fixed everything, you have wrapped and put the epoxy, how long do you have to wait before assembling the bike? One. This one is very important. Bisogna vedere la temperatura. Because when you are working under a hot weather with the epoxy, gets dry very early. Then we have different types of epoxy too. The hard one, we have the slow and then the fast one. So if you are using the fast one, it will get dry very early for you. But this one, within 24 hours, it must get dry. No matter how, mm-hmm. 24 hours, must get dry. So if at least we are to do the tagging, let's say in the morning, like 9, we are done. In the following morning, when we come, we must be able to start with the fouling. Okay. Quindi la temperatura e soprattutto anche il tipo di resina, perché se si usa una resina presa rapida o meno, però teoricamente se si inizia alle 9 della mattina con la fase di spennellatura della resina, si deve aspettare la mattina dopo per poter iniziare poi la seconda fase. Però dipende appunto da questi due fattori. Any question? If there is no question, then I would like to. Domande. E quindi niente, con lo streaming ci rivediamo sabato. Noi facciamo una piccola pausa e continuiamo di là con il laboratorio di autocostruzione. Appunto, con Amos cercheremo di mettere in pratica quello che ci ha spiegato. Grazie.